risorse finanziarie per rendere più forte la società e il suo progetto, contando sulla voglia di partecipazione dei tifosi, ma più in generale sulla condivisione di questo progetto da parte di qualsiasi investitore. Si tratta dei Pescara Bond, una forma di prestito obbligazionario emesso dalla Pescara Calcio, obiettivo da raggiungere 3 milioni di euro con un tetto massimo di 6 milioni. La somma raccolta servirà al Pescara per la realizzazione di un proprio centro fisioterapico e di riabilitazione, probabilmente nell'Ecotel, la creazione di altri due campi di allenamento, sempre a Città Sant'Angelo, all'implementazione dell'attività di scouting, quella che può portare in futuro a coltivare il nuovo Verratti o il nuovo Torreira, oltre a migliorie nella struttura del poggio, per il quale la maggior parte dei lavori tuttora in corso viaggiano parallelamente e non sono collegati ai bond, come ha precisato il presidente Sebastiani, chiarendo che la struttura entro fine anno diventerà del Pescara, senza altri contratti di locazione da rinnovare. Insomma, coi bond, il cui rendimento è dell'8% lordo, di cui il 5% in contanti, il 3% in forma di credito su merchandising, abbonamento e biglietti, rappresentano una opportunità, come conferma il patrono biancazzurro Sebastiani. Il Pescara aveva già emesso obbligazioni per un solo investitore, la Fondazione Pescara Abruzzo, prestito rimborsato, ora la scelta di aprirsi anche a privati e tifosi. Come dicevi giustamente tu, è un'opportunità e non è un obbligo e non cambia il rapporto che il Pescara ha con i propri tifosi, cioè non è che se qualcuno non sottoscrive il bond domani mattina i giocatori girano la faccia dall'altra parte, quindi non esiste al mondo. Chi lo può fare lo farà, chi sentirà di volerlo fare lo farà. Per noi sarà sicuramente un onore, sarà sicuramente un impegno in più, una responsabilità in più, perché sappiamo benissimo che nel momento in cui, come abbiamo fatto quattro anni fa con la fondazione, nel momento in cui qualcuno ti dà fiducia, poi devi ripagare la sua fiducia, e ripagare la fiducia significa non solo realizzare gli investimenti, ma restituire il capitale e pagare gli interessi. In questi giorni è attiva la pre-registrazione sulla piattaforma Tifosi, la società fondata a Londra da Fausto Zanettone e Gianluca Vialli, specializzata in servizi di investimento sportivo. A giorni sarà possibile per i pre-registrati aderire alla sottoscrizione. Da allora ci sarà tempo, in maniera inderogabile fino al prossimo 16 novembre, è possibile sottoscrivere prestito minimo di 500 euro e poi multipli, con benefit ulteriori alle soglie di 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000 euro e bonus promozione in Serie A del Pescara fissato al 25%. Io considero questa un'operazione di un livello diverso, difatti basta vedere il target, a Frosinone era 1 milione con raccolta massima 1,5 milioni, qua è 3 milioni con raccolta massima 6 milioni, ma perché? Perché comunque la Pescara Calcio, come poteva fare anche il Frosinone, può emettere delle obbligazioni di questo importo. I progetti li abbiamo dettagliati, qualsiasi importo che decide sottoscrivere di investire ha una rendita finanziaria, una rendita tangibile, più alti privilegi di marketing, quindi sicuramente è un'operazione molto vantaggiosa per qualsiasi persona che decida di sottoscriverla.